da alcuni lavoratori del Gargano, perché vi era stato un licenziamento da parte di una, diciamo, di una cooperativa, io credetti di andare, perché essendo da sempre avvocato dei lavoratori, dei sindacati, mi avranno chiamato per questo motivo. E vi confesso che in quell'occasione cominciai, grazie a voi, a conoscere una realtà che non conoscevo. Io nella mia ormai pluriennale attività professionale e politica ne avevo visti di tutti i colori, è chiaro, di tutti i colori, però non mi era mai capitato di ascoltare le cose gravi che da quel momento in poi cominciai ad ascoltare, ad apprendere e a interiorizzare. Era una cosa, come dire, proprio fuori dalla mia immaginazione. Ho fatto l'avvocato dei braccianti, ho fatto l'avvocato degli extracomunitari, ho fatto l'avvocato di ogni tipo di lavoratore, mi sono scontrato con ogni tipo di padrone, ma un padrone come quello che ho incontrato in questa occasione, che fa causa, vado a 2 anni dopo, che fa causa a una quarantina di voi chiedendo risarcimento danni perché li avevate abbandonati ed eravate passati alla società Sanità Service, non consentendo più a loro di succhiarvi il sangue. Non mi era mai capitato. Io difendo una quarantina di voi e sapete a quale accusa? Dal fatto appunto che hanno avuto la tracotanza di fare una citazione chiedendo 500.000 euro ogni 20 persone, quindi 1 milione di euro, come acconto sul mancato sfruttamento. E lo scrivono. Questa cifra non me la sono inventata io, è la cifra che sta scritto negli atti, perché negli atti è scritto di Zeccaro, su Tizio e Caio. Io guadagnavo 10 lire perché la ASL me ne dava 15 e io 5 dava lui e 10 incassavo io, quindi se 2 più 2 fa 4, moltiplicando per un anno mi hai impedito, mi hai fregato di non fregarti, diciamo così ci capita, è chiara la questione. E stanno gli atti giudiziari. Noi ci siamo difesi dicendo una cosa molto semplice, che evidentemente questi signori e il loro avvocato non sanno ancora che la schiavitù è stata abbandonata da tempo e che un lavoratore lavora fino a quando le condizioni gli convengono, non lavora più e se ne va quando le condizioni non sono tali, non sono accettabili. E siccome lì non si pagava mai in tempo utile, si pagava sempre con tanto arretrato, non si pagava bene, si pagava male e molti erano costretti a restituire parte del salario sotto banco, avevano il diritto di cessare immediatamente ogni relazione pericolosa con questi sanguisughe. E allora questo dice la legge, tu dai il preavviso e se ti trattano male non devi dare neanche il preavviso, ne vai immediatamente. È chiaro la questione? Bene, io difendo delle persone e credo che posso concludere la carriera di avvocato dicendo veramente di averle viste tutte. È il massimo. Il ritorno della schiavitù.